Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo. A chi crederà e si farà battezzare, per costoro ci sarà la salvezza. Chi non crederà sarà condannato. Parole che a noi suonano certamente molto dure, anche perché noi quando pensiamo a uno che non crede, sempre pensiamo a una situazione dove uno fa fatica a credere. Oppure pensiamo a quelli che non sono battezzati. In realtà, ben guardare questo brano del Vangelo come altri, in cui Gesù insiste nel credere alle scritture per poter accettare Lui come il Messia e dunque il risorto, ci spinge a una riflessione più profonda di quello che riguarda l'ascolto del Vangelo. Credere al Vangelo vuol dire esattamente che il Vangelo, la parola di Dio, così come è rivelata nel corso dei secoli e giunge fino a noi nella sua pienezza con la proclamazione del Vangelo, che è la parola di Dio perfezionata dalla parola stessa di Dio che si fa carne, cioè Gesù. Credere dunque alla sua parola e alla parola che completa, perfeziona, porta a compimento quella dei profeti, significa lasciare che la chiave che Dio ha per la nostra anima agisca ed apra la porta del nostro cuore. È stato dato, cioè, al Logos, la parola, questo potere. La parola è non solo qualcosa che si racconta di materiale, ma è ciò che ci rende più simili a Dio. La sua parola si fa carne. Noi ascoltiamo la sua parola. Vuol dire che nella nostra anima c'è la possibilità e la capacità di comprendere l'intelletto di Dio che diventa udibile, comprensibile al nostro intelletto e dunque comunica col profondo della nostra anima. Noi abbiamo la mente di Cristo, dice San Paolo, che vuol dire che noi possiamo entrare in comunicazione con Dio in una dimensione che va molto al di là di quello che sono i fatti materiali, per mezzo di un'apertura della nostra dimensione spirituale, l'anima, che avviene con questa chiave. La chiave è la parola stessa di Dio che diventa udibile e quando il nostro cuore si lascia aprire, viene invaso dalla presenza stessa di Dio, del suo spirito, che muove la nostra anima, muove il nostro cuore. Quando il cuore accetta quella che è la chiamata di Dio, allora il cuore crede. Per questo chiede il battesimo, che vuol dire la purificazione dei peccati, che sono l'impedimento grande della nostra anima, ad avere un'unione perfetta con Dio, che è un percorso di purificazione o di santificazione, sono parole che sono sinonime, per diventare qualcosa di più di quello che noi siamo. Chiedere dunque il battesimo non è semplicemente ammettere che siamo colpevoli di qualche cosa. Questo è il primo passo, ma vuol dire desiderare che tutti gli impedimenti che sono in noi vengano tolti dal peccato, gli impedimenti spirituali. E dunque il nostro spirito e la nostra mente possa crescere fino a quella che è la statura stessa di Cristo. C'è un processo di elevazione che noi dobbiamo compiere. Il rifiuto di questo, il rifiuto del profondo della nostra anima di ciò che è Cristo, è quello che ci chiama ad essere. Il rifiuto a non seguire noi stessi, la nostra velleità, la nostra volontà, il nostro attaccamento al peccato, questo rifiuto è il rifiuto della fede, il rifiuto della parola di Dio. È un rifiuto molto consapevole. Dunque, chi non crede al Vangelo non si fa battezzare,
perché vuole rimanere così com'è, attaccato a se stesso, ai propri peccati. E soprattutto c'è il rifiuto di lasciarsi identificare a Cristo, perché ognuno chiede un'identità differente. La paura della spersonalizzazione, di perdere la propria identità, ma soprattutto la paura di perdere la propria libertà, che possa andare nel senso contrario a quello che è la volontà di Dio. Fare della libertà, quindi, un tesoro per poter andare contro il bene, contro la verità, contro la vita dello Spirito, contro tutto. Questo è il rifiuto del Vangelo. Non si tratta dunque semplicemente di un rifiuto materiale o superficiale. Parliamo di qualcosa di profondo, di una porta del nostro cuore che non vuole essere aperta dalla chiave che è data dalla parola di Dio. Quella parola è Cristo stesso. Chi non vuole convertirsi, chi vuole rimanere col proprio peccato, deve chiedersi se veramente desidera diventare come Cristo, perché sta tutta qui la sostanza. Infatti spesso coloro che pensano o pretendono di rimanere autonomi nel purificarsi, nel diventare migliori, pensano a un Dio molto astratto e non passano mai attraverso Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo ci obbliga a fare quello che Lui ha fatto: prendere la croce, l'infamia, la povertà, gli insulti, come purificazione del nostro essere e dei nostri peccati, e ci chiede di passare attraverso la sua identità. E questo picchia contro l'orgoglio, che è il seme, la radice di tutti i peccati. Noi chiediamo invece di diventare una sola cosa con Cristo per crescere con Lui nella gloria, fino alla gloria della risurrezione, per essere santi e immacolati al suo cospetto. Dio vi benedica.